Come vi abbiamo annunciato via mail, vorremmo aprire il Consiglio nazionale con un'iniziativa relativa al disegno di legge sulle intercettazioni che, come denunciato già da parte della Federazione della Stampa, riteniamo sia l'ennesimo bavaglio che arriva sul diritto di cronaca. Quindi vi chiediamo un aiuto affinché riesca l'iniziativa di protesta. Innanzitutto fatemi ringraziare, a me fa molto piacere che stamattina siano presenti praticamente tutti gli organismi della categoria, quindi ringrazio Marina Macelloni, la Presidente dell'INPGI, la Presidente del Fondo Alessia Marani, il Presidente Casalgitto Gianfranco Giuliani, il Presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli e il Presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio Guido Dubaldo. Credo che sia un segnale molto rilevante il fatto che a un'iniziativa di protesta sul tema del diritto di cronaca, tutta la categoria si ritrovi unita nel protestare insieme. Non avrebbero conosciuto tutti i fatti di cronaca giudiziaria in cui sono coinvolte le intercettazioni, perché il disegno di legge Nordio nega la possibilità di pubblicare le intercettazioni se non sono contenute negli atti, no, meglio, non negli atti, nell'ordinanza di custodia cautelare del PM, oppure non sono stati discussi in dibattimento. Va da sé che una stretta di questo genere di fatto nega ai cronisti giudiziari la possibilità di leggere, guardare e pubblicare gli atti che sono contenuti che sono depositati dal pubblico ministero, che sono noti agli avvocati. Rischiamo un traffico di intercettazioni, rischiamo delle sanzioni, ma soprattutto la nostra libertà di pubblicare e di guardare Buongiorno, le carte per giudiziarie favore ci viene di fatto accomodiamo che negata. facciamo Queste due righe che un sono non eccessivo contenute nel testo ritardo, di diciamo. Nordio non riguardano affatto un contenimento di costi, sono molto precise, riguardano l'articolo 114 del codice che riguarda appunto la pubblicabilità delle carte giudiziarie. È un bavaglio, dobbiamo chiamarlo con questo nome, non possiamo arretrare rispetto a questo e questo passaggio, che sicuramente non sarà l'ultimo, ma ve ne saranno degli altri, perché c'è una guerra, tra virgolette, di questo governo sulle intercettazioni. Dicevo, questo passo segue già alla stretta sulla presunzione di innocenza che ha negato ai giornalisti la possibilità di accedere liberamente nelle procure e di fare i cronisti come tutti noi abbiamo sempre fatto da sempre a questa parte. Il diritto alla conoscenza di quanto avviene nei processi penali non pare possa essere condizionato dall'eventualità che una determinata informazione sia ripresa nel corpo di un provvedimento o con espressione in deficit di chiarezza utilizzata nel corso del dibattimento, una volta che ne sia stato conosciuto il rilievo di prova. Si tratta appunto di realizzare, o come in questo caso, di non intaccare un sapiente bilanciamento tra diritto all'informazione e diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti nel processo, pur esso meritevole di considerazione, ma anche non può mettere in ombra che il diritto ad informare e il diritto ad essere informati devono essere salvaguardati come espressione di libertà fondamentali sancite dalla Carta Costituzionale ed esercizio pieno di democrazia. E questa è la posizione dell'Associazione Nazionale Magistrati.